Questo museo, che è il Museo dei Viaggiatori in Sicilia, nasce nel 2008. È un museo che nasce a Palazzo Lacreide, sui Monti Blei, e narra di coloro che nei secoli trascorsi hanno viaggiato in Sicilia per raccontarla attraverso i loro disegni, i loro scritti. E quindi facciamo riferimento per la realizzazione del museo a tutta quella letteratura odeporica che ci è stata tramandata nei secoli. In particolare questo museo racconta dei viaggi che artisti, architetti, diplomatici e cultori delle arti dall'antiquariato compirono soprattutto a partire dal Cinquecento, quindi nell'ambito della storia moderna, in Sicilia. Quest'isola, per molti effetti molto straordinaria, ma ancora molto poco conosciuta nei secoli passati, ecco, suscitava tanta curiosità. Questi viaggiatori cercavano in Sicilia, in particolare nel Settecento, i templi dorici arcaici. Perché? Perché il barocco era già in una sua fase conclusiva e allora si cercava, soprattutto coloro che appartenevano all'illuminismo, a questa corrente straordinaria che investe il Settecento, e quindi si cercava la semplicità, l'origine dell'arte. Ed ecco che questo poteva essere cercato dove? Nella Magna Grecia, in particolare in Sicilia, dove a Segesta e Selinunta d'Agrigento esiste i templi dorici arcaici. Ed ecco che questi pittori, questi architetti che vengono nell'isola realizzano una serie di disegni, di gouache e poi di incisioni che pubblicano nei loro testi e sono quelli che noi presentiamo in questo museo. Quindi c'è stata dietro tutta una ricerca che ha portato anche all'acquisto di determinate opere che poi sono in esposizione, perché il museo presenta tutte opere originali, sia dei viaggiatori stranieri che vengono in Sicilia e sia dei grandi storici siciliani che narrano e raccontano la Sicilia stessa per far sì che questi viaggiatori possano conoscerla. Quindi ospitiamo, per esempio, una delle nostre rarità che ospitiamo all'interno del museo è un testo di Tommaso Fazzello, il grande padre dell'archeologia siciliana, ed è la prima edizione, quella del 1558. Poi abbiamo i testi di Goethe, abbiamo le opere di tutti coloro che viaggiano nell'isola e in particolare ci soffermiamo su Jean Rouelle e Dominique Vivant Denon. Questi due personaggi straordinari visitano la Sicilia nella seconda metà del Settecento, nell'epoca del Grand Tour, e in particolare Jean Rouelle la raffigura, la disegna in questi suoi quattro volumi che verranno editi a Parigi tra il 1783 e il 1787. Noi qui mettiamo in esposizione la parte di incisioni che riguardano il viaggio da Siracusa a Ragusa attraverso gli Iblei, però abbiamo un video che illustra tutte queste opere, con quella di Rouelle e quella degli altri, per quanto concerne il viaggio. L'altro personaggio che mettiamo molto in evidenza all'interno del museo è Dominique Vivant Denon e la sua grande opera che poi viene pubblicata dal Sennone a Parigi. Dominique Vivant Denon è colui che fonderà, per dare un'idea, fonderà il Museo del Louvre a Parigi per conto di Napoleone e ne sarà il primo direttore. Quindi personaggi di grande levatura culturale, di grande raffinatezza, di grande conoscenza dell'arte. Jean Rouelle pensiamo che era amico di Rousseau, di Diderot, di D'Alembert. Quindi stiamo parlando di personaggi straordinari che visitano la Sicilia per conoscerla, non solo dal loro punto di vista, dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista naturale, dal punto di vista geologico. E pensiamo quanta curiosità forniva loro sapere, conoscere i fenomeni naturali dell'isola. L'ascesa all'Etna era un topos, e quindi tutti coloro che vengono nell'isola compiono questa ascesa che poi descriveranno o disegneranno. E quindi tutto questo materiale sta alla base della nascita del museo stesso. Per esempio, una delle curiosità
che più intrigavano questi viaggiatori era venire a contatto con questa nostra natura straordinaria. Per esempio, scoprirono in Sicilia la pianta della canna da zucchero, scoprirono la pianta del banano, cioè tutte piante esotiche che nel nord Europa non nascevano per i climi freddi che lì si avevano. E quindi la Sicilia era tutto questo. Noi, oltre alle incisioni originali dei viaggiatori, abbiamo anche tutta una serie di volumi esposti, che sono i volumi che loro hanno prodotto, più i volumi di questi nostri grandi storici. Bene, questi volumi sono stati, prima di essere posti in esposizione, tutti digitalizzati, e abbiamo creato anche in locale attiguo al museo una biblioteca specializzata sul viaggio, sul tema del viaggio, e in più questi testi, un posto, diciamo, di informazione informatica che consente al visitatore, allo studioso, di poter sfogliare i libri esposti, perché sono stati tutti digitalizzati e messi a disposizione di chi voglia approfondire tutte queste tematiche.